cose per chi lavora con la reputazione e chi vuole fare cose di qualità. Perché soprattutto nella sanità non è solamente prezzo per prezzo, ma è un percorso riabilitativo dove se non c'è chi gioca la partita dall'altro lato, è alta la probabilità di non riuscire. Se non fai l'igiene domiciliare, se non fai i controlli e se non ti limiti visivamente in quello che mangi. Ma io pensavo che i denti non si rompevano provvisori. Che ci hai mangiato? Il torrone. E avete fatti male i denti provvisori, non si possono rompere. E vai a spiegare che allora lì devi riniziare dalla prima, dell'anno. Abbiamo fatto tanto terrorismo per i provvisori. Facciamo tanti video dove facciamo vedere i denti rotti. Quella fa parte della scolarizzazione, come le sigarette. Fai vedere i denti rotti, così i pazienti evitano di crearsi problemi e capiscono che i denti, gli impianti non sono innervati, non sentono il caldo e il freddo, sono denti artificiali, che quando arrivi al punto di rottura è già tardi. Cioè, ormai è rotto. Te ne sei accorto perché era rotto, non è che hai sentito dolore, la visaglia che stavi premendo troppo forte. C'è un residuo che rimane nelle articolazioni di propriocezione, di sensibilità di dove sta grosso modo la mandibola e di quando premi l'osso che flette ti dà il periostio, che è quella. Avete mai mangiato l'agnello, la costoletta? Quello è il residuo che rimane, però quando sentite quello state già sforzando. Quando si supera poi il limite di rottura, recensione negativa, si è rotto, serve il processo educativo. Questo è uno degli esempi, quindi, che vi ho fatto, quello del ristorante, per spiegarvi perché non possiamo, dobbiamo fare dei filtri. Ci sono filtri da di pazienti, per esempio, che non vogliono giocare la partita, è meglio neanche iniziare. Quando invece un paziente ha preso in gioco non solo di andare all'estero, non solo di mettere un bel bilancio economico di nuovo per i prossimi anni, per i prossimi mesi, ci sono pazienti che spendono apparentemente poco, 10.000 euro, ma di quel poco dipende da quanto guadagni. Ok, potrebbe essere tantissimo che ci metti 20 anni a rimetterli da parte quei 10.000. O potrebbero essere, che cosa? Criticità. Quindi hanno preso in conto di prendere un rischio. Ok. Un'altra cosa abbiamo fatto è fare il pagamento anticipato.